Salve, benvenuti al Super Mega Giga Show! Cibo ricco e cibo povero! Non importa se sei povero o ricco, basta che cucini con l'anima! E questo è ciò che gli chef faranno oggi! Chef Alex! E un applauso allo chef Justin! Il nostro menù di oggi sarà composto da antipasti, un'insalata, una zuppa e un piatto principale. Che la battaglia culinaria più calda abbia inizio! 3, 2, 1, andiamo! Questo sarà un duello bollente! Chi vincerà? Lo scopriremo alla fine di tutti i round! All'inizio di ogni round, un avversario riceverà una carta oro. E l'altro... nulla! Userà solo l'arguzia e l'ingegno! Serve una moneta! Ed eccola! Lanciamola! E l'opportunità illimitata va... a Alex! Fortunato al primo turno! Buon segno per Alex! E brutta notizia per Justin, che non ha intenzione di arrendersi! Iniziate... ora! Il round è iniziato, devono trovare subito una ricetta! Lo chef d'oro vuole giocare in grande? Pronto? Porta tutto il tuo oro e diamanti! Alex ha deciso di usare le cose più preziose? Ricevuto! Il cuoco povero non sa proprio che fare, ma gli viene un'idea. Hardy Wynn esce per un servizio fotografico e lascia il camerino incustodito. Sì, come pensavo! Justin ha trovato una miniera d'oro. La pizza è un ottimo antipasto. E ha un profumo così buono. Chi l'avrà cucinata? Che fai qui? Ups, non l'ho fatta franca. Buonissima, perfetta! Pizza direttamente dall'Italia per le belle signore! Deve sfuggire in qualche modo. Provate, non ve ne pentirete. L'importante è creare una distrazione sufficiente e rubare qualcosa di commestibile. Dopotutto, salse e cracker non sono malaccio. Ciao, bellezze! È ora di tornare allo spettacolo. Gli ingredienti ci sono, non resta che farne un capolavoro. Nel frattempo, Alex sta decorando le sue preziose bruschette. Il rivale lo prende in giro. Ma Justin non si lascia intimidire facilmente. Io e le mie salse vinceremo! Il primo round sta inesorabilmente volgendo al termine. 3, 2, 1, stop! Con cosa ci sorprenderete? Fantastico! È bello essere il conduttore di un programma di cucina. La creazione di Alex è brillante, ma anche lo snack economico è buono. Il piatto costoso sta solo implorando di essere mangiato. Gustoso, ma un po' duro. Come sarà lo spuntino economico? Wow, è delizioso! È una vittoria al 100%! Congratulazioni allo chef Justin! Ehi, la carta deve tornare indietro! Non si discute con i giudici! Ecco qua! Mangia questo! Il punteggio è 1-0! Justin vince! E l'argomento della lezione di oggi è... beh, cosa vuoi dire, Adam? Miss Jane, ciò che voglio dire è che... è il secondo round! Stai guardando il ricco e povero in cucina! E i nostri chef stanno per fare un'insalata! Ma prima... carta, sasso, forbice! E abbiamo il vincitore! Justin ha bisogno di una rivincita. Vieni da me, carta senza limiti. Alex dovrà metterci un po' di impegno. Chiederò il tagliere per i ricchi. La pressione psicologica è estenuante. Ehi, cos'è quello? E ora potete iniziare! Pronto? Sì, portami i migliori frutti di mare. Il vincitore della carta oro sta seguendo le orme del suo predecessore. Proprio così, questa volta è il capitano. Dove dovrei prendere gli ingredienti? Sono piante vere. La risposta è arrivata quando non se lo aspettava. Che decorazione utile! Dell'erba del prato! Un pizzico di aghi di pino per profumare e qualche pezzetto di fiore primaverile. L'aroma è incredibile! Il servizio elegante fa un capolavoro. Ma il problema è che manca ancora qualcosa. Justin sta finendo la sua insalata. Il tocco finale! Succo di lime dorato e perline! Giusto, perline! Ehi, cos'è quello? Il furto è stato un successo! Una perla mancante e nessuno lo noterà! Ora è perfetta!
E voi che avete da dire? Adam lascia intendere che il round è finito. Tutti via dai tavoli. Ancora una volta la mia parte preferita, la degustazione. Non vedo l'ora. Questa volta il padrone di casa inizia con la versione economica. Wow, cos'è questa bellezza? Ha subito notato la perla. Deliziosa! Non ha assaggiato la mia creazione. Justin non ha dubbi sulla vittoria. Il momento decisivo, il giudice assaggia la sua prelibatezza di mare. Interessante! Ma non è un'insalata, Justin! Boo! Sei un pessimo cuoco! Il pubblico è completamente d'accordo con la critica. Questo è un fallimento! E complimenti a te, Alex! Che sorpresa! Ed è così commovente! Il pubblico sta per piangere! Adam, lascia che ti abbracci! È stravolgente! Niente più lacrime! È il momento del terzo round! È l'ora della zuppa! E ora distribuiamo la carta. Quale mano? Justin ha indovinato. Evviva! Ma la carta viene data al suo avversario. Oh sì, questo spettacolo è pieno di sorprese. È pazzesco! Ma non c'è bisogno di arrabbiarsi. Il talento non può cambiare mano in questo modo. Preparativi finali. Passami quello, per favore. No, no, non il tagliere, ma il fornello. A proposito, il round è iniziato! Ups, sbagliato! Bonjour! L'uomo d'affari all'altro capo della linea sa tutto sulle zuppe ricche. Ma come si fa senza soldi? Oh, madre natura conosce tutte le risposte. Un po' di acqua di sorgente. Wow! Condimenti naturali! I prodotti naturali sono i migliori! Wow, funghi freschi dal giardino! Jackpot! Ne prenderò un sacco! E naturalmente legna da ardere, visto che non ho un fornello. Justin torna e la cucina di Alex è in piena attività. Geniale! Gli ingredienti brillano davvero. L'acqua sta bollendo. Puoi aggiungere il lingotto d'oro. Perfetto! Che consistenza! Dorata! Perle selezionate! Aggiungeranno una sottile nota di madreperla al brodo. E ora il condimento con la collana. Tutto ciò che devo fare è tritarla. Ehi, dov'è il frullatore? Ma era qui! Cerchi un frullatore? Allora vai sul canale dello shopping. I migliori elettrodomestici a prezzi deliziosi. Finalmente ho tutto. La zuppa sarà perfetta. Come va, boscaiolo? Il suo avversario non dovrebbe gongolare. Il cibo arrostito lentamente ha sempre un sapore delizioso. Ma qualcosa non va secondo i piani. L'intero studio è pieno di fumo. Il pubblico tossisce. Anche gli sposi sanno che il round sta finendo tra 3, 2, 1. Stop! Che diavolo stai facendo? E finché non arrivano i vigili del fuoco, la vittoria va ad Alex. Nessun assaggio. Io? Wow, è stato facile! Ma è tutto biologico! Troppo tardi per quello! Non hai pensato alla sicurezza antincendio? Aspetta! C'è il quarto round, quello finale! La portata principale determinerà il vincitore! Alex è eccitato! Ma chi otterrà i fondi questa volta? Justin, d'altra parte, si è arreso! È già abbastanza chiaro così! Ehi, non funzionerà! Forse la carta oro ti solleverà il morale? Non importa a nessuno, vero? Sì, tutti a favore di una gara equa. Che bel gesto! Ha funzionato come un incantesimo. Pubblico, risparmia le lacrime. Il cibo sta arrivando! Pronti? Attenti! Via! Una telefonata risolverà tutti i loro problemi. Certo, perché è una chiamata ad Aquaboy. Sono in ascolto! Lo chef ordina un'esclusiva. Il suo avversario, invece, non ha bisogno di molto. Solo fortuna. Ehi, dove vai? Vado in Giappone. In Giappone? Esatto. Le migliori prelibatezze sono lì. Vieni, viaggiatore. Noi le possediamo. Per ottenerle devi battere il miglior guerriero. Sono pronto. Farò tutto il necessario per vincere. Il combattimento è iniziato. Gli avversari sono alla pari. Prendi questo. Ma Alex è più veloce.
Nessuno ha mai minacciato l'acconciatura perfetta del guerriero in quel modo. Maestro, questo cuoco è degno della vittoria. E il vincitore ottiene la ricompensa. Evviva! Hai voglia di rilassarti? E 3, 2, 1... Il round è finito, ragazzi! Gli avversari sono pronti per l'assaggio. Che momenti emozionanti! I nigiri direttamente dal Giappone sono pazzeschi! Ma cosa c'è nel baule? È un miracolo! Il giudice non vede l'ora di provarli. Un burger di mare contro involtini di sushi? Chi vincerà? Il pubblico è tesissimo! Non si può dire lo stesso dei telespettatori! La stanno tirando per le lunghe! Andiamo a fare una passeggiata? No! Non sapremo mai chi ha vinto! Ti è piaciuto il nostro show di cucina? Quali piatti ti hanno sorpreso di più? Quelli di Justin o quelli di Alex? Scrivilo nei commenti! Se ti è piaciuto il video, metti un like e iscriviti al canale se sei nuovo! Clicca sulla campanella per non perdere la conclusione di questa epica battaglia culinaria su Trum Trum Select!